Vegas a inizio gennaio. Potete subito vedere il design caratteristico di questo telefono con questa banda trasparente. Partiamo dall'aspetto esteriore di questo telefono. Come vedete ha dei materiali molto particolari che sono molto difficili da sporcare, al contrario molto facili da pulire, oltre ad avere una sensibilità in mano con un buonissimo risultato. Monta una fotocamera da 12 megapixel che registra video in full HD a 1080p e come spesso non accade, al contrario qui c'è una fotocamera HD anche frontale a 720p per video chat. Per il resto esce con la versione Gingerbread software di Android, che sarà presto aggiornata a Ice Cream Sandwich. L'altra cosa notevole di questo terminale è lo schermo: è uno schermo da 4.3 pollici in HD, quindi ha una risoluzione di 342 ppi, che è la più alta oggi sul mercato. Noi sempre più parliamo non solo del telefono, ma anche dei contenuti e dello sistema a cui questo telefono dà accesso. Uno di questi contenuti è Music Unlimited, che è un servizio che contiene più di 15 milioni di... qua non si vede. Ah no, aspetta, partite. Servizio che contiene più di 15 milioni di tracce musicali. Con un abbonamento mensile di 3,99 euro si può accedere a un modello all you can eat e quindi ascoltare tutta la musica che si vuole in streaming. Il body del telefono è in che materiale? È un materiale plastico particolare, c'è una ricerca sia sul nero che in particolare anche sul bianco, con una superficie che è micro, non so come dire, micro porosa, in modo da evitare che lo sporco si fermi, ed è molto facile da ripulire e anche per evitare il grip, esattamente. Altre due cose magari da dire su questo telefono: la prima è che ha un'uscita HDMI laterale, e tra l'altro in Italia il nostro kit prevede anche il cavo HDMI in confezione. È un telefono NFC e anche in questo caso metteremo in confezione, non so se l'avete già visto, due tag, due ciondoli NFC che potete vedere anche di là, che saranno già forniti in confezione, potranno essere personalizzati dall'utente, fanno fino a 10 azioni contemporaneamente. E non ultimo, questo è un telefono PlayStation Certified, è il secondo telefono dopo l'Xperia Play ad avere questa certificazione, e quindi può accedere al PlayStation Store e scaricare appunto giochi PlayStation Certified su questo terminale. L'aggiornamento di Ice Cream Sandwich? L'aggiornamento arriverà entro l'estate, quindi maggio-giugno, e arriva sul mercato a breve, tra due settimane lo vedremo già sul mercato italiano. I primi pezzi sono in vendita qui allo stand Sony a un prezzo di 499 euro.